Messina Ambiente insegue l'ordinanza che introduce le nuove regole per il conferimento dei rifiuti. Sulla carta scattano oggi nuovi provvedimenti che riguardano mercati e commercianti che da questa mattina avrebbero dovuto adottare il sistema del porta a porta. Nei fatti però le cose stanno in modo molto diverso. I mercati dovevano essere pronti e primi a partire. La rivolta degli esercenti del mercato Zera però ha bloccato tutto e dunque oggi, alla fine della giornata di lavoro, è rimasto tutto uguale. La spazzatura come la buttate adesso? Continuate come si faceva prima? Per adesso sì, quando sistemano il mercato e c'è l'assistente possono portare pure i bidoni. Non c'è nessuna assistenza, non è che assistono il mercato. Se portano queste cose è capace che se li rubano. Voi non siete contrari al porta a porta, giusto? No, non siamo contrari. Noi siamo contrari perché il mercato è combinato così e vorremmo che si aggiustasse, o vogliamo portano poi quello che devono portare. Era venuto qualcuno nelle settimane precedenti a spiegarvi che cosa dovevate fare? Non è venuto nessuno. Sono venuto il sabato quando dovevamo lavorare e perdemmo pure il dovuto tempo. Le attrezzature sono state consegnate solo ai 9 commercianti del mercato Colle Reale. Messina Ambiente adesso aspetta nuove indicazioni anche dalla municipale per programmare le prossime operazioni. Ad oggi, su 8 mercati cittadini e 230 commercianti, solo uno e i suoi nuovi esercenti sono ufficialmente pronti per il nuovo sistema porta a porta. Le immagini raccontano la situazione in cui si trovavano oggi Zaera, Vascone e Sant'Orsola. I grandi cassoni sono ancora posizionati all'esterno. Gli odori sono nauseabondi. Fuori dalle strutture si accatastano cassette di legno e plastica, come sempre. I prossimi giorni saranno decisivi. L'inizio, però, è tutt'altro che incoraggiante.